pentatoniche maggiori, pentatoniche minori e blues. Quando si suona un blues in tonalità minore, utilizziamo semplicemente la pentatonica minore e ce la caviamo. Quando suoniamo invece su un blues in maggiore, il problema diventa un po' più complicato. Si dice che un buon bluesman è colui che riesce a mischiare sia la pentatonica maggiore che la pentatonica minore, quindi avere un maggior fraseggio e maggiore ariosità per quanto riguarda gli assoli. Andiamo a vedere in che modo è possibile utilizzare i box della scala pentatonica minore e i box della scala pentatonica maggiore, ma soprattutto, ma quali sono? Semplice. Noi conosciamo tutti quanti i famosi 5 box della scala pentatonica minore, gli stessi suonati in un'altra porzione di manico, praticamente suoneranno in maggiore. L'esempio più classico viene dato da internet, dove praticamente ti dicono: se io sto suonando un box numero 5 in pentatonico minore, e questo box lo traslo di 3 tasti indietro, sto suonando il relativo in maggiore. Quindi qui abbiamo il minore e qui abbiamo il maggiore. Ora, se noi utilizziamo questa conoscenza, riusciamo tranquillamente a trovarci tutti gli altri box e i relativi maggiori. Chiaramente utilizzando i minori, poi noi andiamo a trovarci i maggiori. Quindi se noi qui abbiamo un box numero 5 e andiamo avanti sul discorso del pentatonico maggiore, che noi abbiamo detto che qui suoniamo il pentatonico minore, andiamo indietro qui e dopo 3 tasti praticamente stiamo usando il maggiore, ma se qui abbiamo fatto il box 5 e stiamo al box 5, facendo il giro dobbiamo tornare al box 1 famoso della pentatonica e minore, che però in questo caso, essendo maggiore, suonerà in maggiore anche questo. Quindi questo è un box pentatonico in maggiore. Che succede? Succede che in questo caso che il box 5 minore, sulla stessa porzione di manico, se ci suono il box 1, diventa il suo relativo maggiore. Se io suono il box 4, sulla stessa porzione di manico, ci suono il box 5, diventa un maggiore. Se io suono il box 1, sulla stessa porzione di manico ci suona il box 2, diventa il suo relativo maggiore. Il box 2, il suo relativo maggiore diventa il 3, e il box 3, il suo relativo diventa il box 4. Andiamo a vedere effettivamente. Box 5, ti ho detto che con questo box 5, questo è la minore. Se io su questa porzione di manico, invece di suonarci il box 5 sulla tonica, ci suono il box 1, la maggiore. Quindi stessa cosa se io ho il box 4 minore, sempre della minore. Se io su questa porzione di manico che ci ho suonato il box 4, ci suono il box 5, maggiore. Quindi adesso avete tutte le carte in regola per poter suonare con 5 box pentatonici sia la parte maggiore che la parte minore. Ricapitolando, trovatevi, partite dal box 5 che è il più semplice, 3 tasti indietro avete trovato il maggiore, indi per cui anche gli altri box corrispondono alla stessa tipologia di traslatura. Non sto parlando di note, non voglio andare sul tecnico, chitarristi a orecchio e a posizione, quindi per cui la cosa più semplice è capire all'inizio che su un pezzo di manico è possibile utilizzare sia il maggiore che il minore, e soprattutto conoscendo gli stessi box,
Poi andrete a documentarvi su che nota è, che scala relativa è e cose di questo tipo. Io sto suonando su una pentatonica di La minore, qua invece sto suonando su. È un Fa diesis. Quindi questo lo affronterete dopo. La cosa importante è adesso è un attimino ampliare quello che è la conoscenza del box pentatonico minore. Box pentatonico minore, conoscendo tutti e cinque box. Suonandoli da un'altra porzione di manico, utilizzerete i box pentatonici maggiori, che sono gli stessi ma da un'altra parte del manico. Quindi, a fronte poi di una stessa porzione di manico, si sovrapporranno due box, uno del maggiore e uno del minore. Una volta conosciuti, e già ve l'ho detto che sul box 5 del minore ho il box 1 del maggiore, sul box 4. Box 4 si parla sempre di pentatoniche minori. Sul box 4 della pentatonica minore, se io ci suono un box 5 della pentatonica minore, c'ho esattamente il maggiore, ok? Quindi il rapporto è quello. Box 1 della minore, ho suonando il box 2 il maggiore. Box 2 diventa box 3 diventa box 4, box 4 diventa box 5 diventa box 1. Quindi dalla prima parte abbiamo i minori sulla stessa porzione di manico, poi diventano maggiori suonando esattamente il box successivamente e quindi box 5 avanti di 1 diventa box 1. Maggiore, box 5 minore. Box 1 diventa maggiore. Spero sia chiaro. Se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualche certezza, non domandate a me perché io non so nulla.